Buona ora il colombiano nella scia di Marco Pantani, ennesima grande prova della maglia rosa del leader di questo Giro d'Italia, 82esimo della serie, che compie i 90 anni. Molto bella comunque l'azione di Buona ora sino a questo momento, non cede, non molla, ha un rapporto più lungo di quello usato da Pantani. Pantani rilancia il controattacco, Pantani grande vedette di questo Giro d'Italia, e vediamo che è al gancio il colombiano. Pantani riscatta ancora, questa volta Buona ora non ce la fa. Pantani, vi avevo detto, eravamo stati profeti quando vi avevo detto la squadra di Pantani è in testa, il che vuol dire che Marco vuole dare un'ennesima dimostrazione della sua forza, della sua potenza, ed eccolo qua a 5 km dalla conclusione. Marco Pantani ancora all'attacco, avevamo detto sino a questo momento erano bastati 15 km e 500 metri per portare alla vetta della classifica generale Marco Pantani. 3 km sul Gran Sasso nell'ottava tappa, 8 km e mezzo d'Europa nella quindicesima, 4 ieri all'Alpe di Panteago nella 19esima tappa, e adesso scatta a 5 km. Marco! I primi a cedere sono stati Savoldelli, Kamenzind, Axelsson e Zinchenko. Stiamo risalendo a poco abbiamo superato Padernosch e De Paoli, davanti a noi c'è Richard, Richard davanti a lui una decina di metri a Jalabert, Eras, Gotti e Simoni, che non vedono assolutamente Pantani, che deve avere già, rispetto a questi corridori che ho appena citato, 300-400 metri di vantaggio. 20 secondi il cronometraggio, il vantaggio di Pantani, 13 secondi. Pantani che ha staccato Buona ora, poi troviamo Simoni, Gotti e Richard a 20 secondi, Eras e Jalabert a 25 secondi, De Paoli e Codolla. C'è qualcuno su Savoldelli per vedere quanto perde Savoldelli? È importantissimo sapere in che posizione è Savoldelli. Vi riepiloghiamo infatti la classifica generale mentre vediamo ora Gotti, poi c'è Jalabert e poi c'è Simoni. Pantani leader con 3,42 su Savoldelli, 4,53 su Gotti, 5,24 su Jalabert, 7,58 su Clavero, 8,83 su Simoni, 9,20 su Axelsson, 11,49 su Gonchar, 12,05 su Sgambelluri, 12,06 su Zinchenko. Mentre ecco il padre Pantani senior, che ormai grazie alle imprese del figlio può rimanere lontano da 4 chilometri. Bulbarelli, chilometri al traguardo, adesso Jalabert, Gotti, Simoni e Eras stanno raggiungendo Buona ora, ma hanno un ritardo già superiore ai 30 secondi nei confronti dell'uomo in rosa. 4 chilometri al traguardo per gli inseguitori in questo momento. Mentre abbiamo visto con la telecamera posta sull'elicottero Savoldelli, mentre scatta, ripropone ancora il suo attacco Pantani. Dov'è Savoldelli? Savoldelli è adesso con Secchiari davanti a lui, Kamenzind, Axelsson e Sgambelluri, non vede ancora il cartello dei 4 chilometri, sono passati circa 45 secondi, tra 100 metri arriva ai 4 chilometri, se tengo un attimo la linea ti posso dire che Secchiari tira per Savoldelli, poi subito dietro Kamenzind, Sgambelluri e Axelsson, arriva ai 4 chilometri, adesso Savoldelli 58 secondi di ritardo, a te Auro. E anche Codole e De Paoli si stanno portando su Jalabert, Gotti e Eras, quindi stanno diventando in 6 all'inseguimento del pirata. Buona ora ha ancora un 50 metri di vantaggio su questi che inseguono. 3 chilometri e 400 metri al traguardo. A 4 chilometri dall'arrivo il gruppetto di Gotti e Jalabert aveva un ritardo di 35 secondi e Savoldelli, come ci ha detto Mazzocchi, quasi di un minuto. E allora riproponiamo, rivediamo questa situazione. Pantani, eccolo qua, ha un vantaggio di una quindicina di secondi, di 25 secondi su Buona ora, che è in seconda posizione. Possiamo vedere Buona ora per darvi una visione completa generale di quanto sta succedendo nel finale con Pantani. Ecco intanto il gruppo di Jalabert, con Gotti, con Eras, poi Simoni, 3 all'arrivo.
alla conclusione, scatta ancora Pantani e a questo punto non perdetevi lo show di domani che inizierà a partire dalle 12.30, è la tappa più attesa, la tappa più terribile di questo Giro d'Italia. Molti pensavano che Pantani fosse pago di quanto aveva fatto, fosse pago del suo vantaggio in classifica. Pantani si ripropone alla grande oggi e sicuramente anche domani. Bulbarelli. Buona ora, sta per arrivare al cartello dei 3 km all'arrivo, 37 secondi per Buona ora, quindi Heras, Jalabert, Gotti, Simoni, Codol. Leggermente più indietro Daniele De Paoli, che ricordiamo era fra i fuggitivi, quindi per lui è sforzo doppio. 3 all'arrivo, 40 secondi per il gruppo Gotti su Pantani. Il chilometro che andava dal 4 al traguardo a 3 è stato percorso da Pantani in 2 minuti e 8 secondi, vuol dire che ha sfiorato i 30 all'ora. Il rapporto di Pantani. Ecco, molto diverso rispetto a ieri. Ieri andava su agile, oggi va su con un rapporto durissimo, sempre sui pedali, mani basse, ma con una grande potenza. Linea Mazzocchi. Kamen, Zind, Sgambelluri, Axelson hanno lasciato Savoldelli con Secchiari e Podenzana. Il ritardo di Savoldelli da Pantani è salito a 1 minuto e 18 secondi. E intanto il vantaggio di Pantani è di 43 secondi nei confronti, appunto, vedete, Buona ora che è stato ripreso dal gruppetto di Jalabert, Gotti, Heras, Simoni e Codol. Poi Axelson perde terreno, riscatta ancora. Ecco in prima posizione Heras, questo scalatore spagnolo che veramente ha preso il posto nella leadership della Kelme di Chepe Gonzalez e continua a rilanciare lo scatto. Incredibile. Sì, non è che lui scatti, è che va forte. 43 secondi il vantaggio di Pantani nei confronti di Gotti, mentre Savoldelli, che era secondo, ha un ritardo di 1.23, per cui cambierà ancora la classifica generale. Gruppo Savoldelli a 1.23, a 2 km dalla conclusione. Il gruppo dei più immediati seguitori, ricordiamo, comprende Jalabert, Gotti, Heras, Simoni e Codol, mentre Axelson, Kamenzin perdono ancora terreno. Questo chilometro invece l'ha percorso in 2 minuti e 11 secondi, leggermente inferiore la velocità ma comunque sempre altissima, anche perché forse qui la pendenza era leggermente più alta. Adesso la strada è quasi pianeggiante, 2%, meno di 2 km all'arrivo. E sembra quasi, mentre vedete, si disseta Jalabert, c'è Heras in testa al gruppo, Heras, poi abbiamo visto Jalabert, poi Gotti. Gotti che dovrebbe portarsi in seconda posizione e a questo punto sinceramente noi ci auguriamo che Pantani ci ripensi e venga al Tour de France per un'altra clamorosa, memorabile doppietta. È da valutare attentamente questa scelta, perché come ha dimostrato qui al Giro d'Italia non è andato solo forte in salita ma anche cronometro, e quindi potrebbe sicuramente rivaleggiare con Ulrich e tutti gli altri che vogliono vincere il Tour. E qui notiamo, mentre la regia ci ripropone l'attesa, la trepidante attesa di papà Pantani, che spera, perché l'anno scorso ha fatto delle ferie meravigliose al Tour de France. Siamo all'ultimo chilometro, Marco Pantani sta per concludere il suo quotidiano meraviglioso show, ha staccato tutti, ancora una volta ha dimostrato di essere il più forte e noi ci auguriamo di poter rivedere sulle spalle di Pantani, dopo la maglia rosa, anche la maglia gialla. Con una forma del genere è un peccato. Sì, è veramente un peccato, perché oggi nessuno si aspettava, almeno io non mi aspettavo un attacco di Pantani, però dopo vari attacchi di Jalabert e Simoni ha rotto gli indugi, se n'è andato e è salito a 30 all'ora in questa salita, quest'ultimo chilometro l'ha fatto ai 37, vabbè, era quasi pianura, però non era pianura. Mi lasci dire che lo sentivo, infatti te l'ho detto, sì. questo fatto, la squadra di Pantani in testa, il forcing della squadra di Pantani, Pantani che non ha nessun interesse chiaramente a attaccare ancora, ma è una prova di orgoglio. Eccolo qua Pantani, ancora lui sui pedali, scatta e si rimette in sella, perché come hai detto spinge un rapporto più impegnativo del solito. Ha voluto onorare 1 minuto e 5 il vantaggio all'ultimo chilometro. Ed eccoci, ci portiamo verso la balaustra. Pantani trionfa
ancora ennesimo trionfo per Marco Pantani, 4 ore 39 e 58, vediamo lo sprint per il secondo posto, sprintano nell'ordine Ras, Jolabert, Gotti, Simoni, Codolle e Buonora. Ecco, vedete, Gotti in prima posizione, c'è Ras nella scia di Gotti, poi c'è Jolabert con la maglia ciclamino, poi in quarta posizione Buonora, nella scia di Buonora Simoni, Gotti, Gotti ancora sui pedali, parte Jolabert, Jolabert sulla sinistra, Gotti sulla destra, al centro si ripropone Eras, Jolabert va in testa, sulla sinistra Simoni, ecco Codolle, Codolle è scattato, un minuto il ritardo di Savoldelli è di 1.40, ci confermano dalla regia, scatta Codolle, vedete il tempo finale 4.39.58, mentre sulla destra eccoci il ritardo di Codolle che si piazza in seconda posizione a 1.04, poi Simoni, Jolabert, Gotti, Buonora ed Eras nell'ordine, primo piano di Codolle. Analizziamo con Cassani questa ennesima, incredibile, forse inaspettata prodezza di Marco Pantani. Da sottolineare anche questo secondo posto di Codolle che io sinceramente non avevo visto prima, quindi è andato fortissimo nella parte conclusiva della salita. Mentre è arrivato Axelsson, è arrivato De Paoli, è arrivato Kamenzin in questo gruppetto con Buonora, mentre ecco Sgambelluri, poi ecco Savoldelli, Savoldelli che taglia il traguardo insieme a Pascal Richard a 1.45, ritardo di Savoldelli 1.45, è possibile. Savoldelli dovrebbe mantenere la seconda posizione. Allora, perfetta questa precisazione, quindi c'è questa lotta per la seconda posizione fra Savoldelli e Gotti, due bergamaschi alla grande comunque. Mentre vedete Rubiera che sta arrivando. Siviglia sta arrivando con Arieta. Ed eccoci con gli spagnoli, Siviglia e Arieta, veramente sgretolato il gruppo in questa ventesima, terz'ultima tappa che per la prima volta ha portato il Giro d'Italia qui a Madonna di Campiglio. Valeva la pena attendere tanto perché oggi Madonna di Campiglio, tutta una tappa trentina, ha vissuto una delle più belle tappe, una delle più grandi, inaspettate, forse proprio per questo, più belle imprese di Marco Pantani, e la regia ci ripropone ancora, guardate che punch, che voglia ancora di vincere, quanta energia ha ancora Marco Pantani. È sorprendente perché ha fatto questa salita con un rapporto lunghissimo, sempre sui pedali, anche se io non mi aspettavo c'è stato questo attacco. Sicuramente all'inizio della salita c'è stato questo forcing della Mercatone 1 che aveva ridotto il gruppo a 25 unità, poi si avevano un po' rallentato, è scattato Jolabert, è scattato Simoni, poi è partito lui e come al solito non c'è stato niente da fare per gli altri.